si è svolta l'assemblea di bilancio di Conad Adriatico, che ha segnato un momento di celebrazione per la cooperativa e i suoi stakeholders, con un fatturato che ha raggiunto i 2.134 milioni di euro nel 2023, registrando un incremento del 6,65% rispetto all'anno precedente. La cooperativa ha quindi dimostrato una crescita notevole nonostante le sfide economiche globali. Noi venivamo dal 2022 con un'inflazione quasi al 15%. E quindi che aveva eroso in maniera significativa il potere di spesa dei nostri clienti, dei cittadini in generale. Quindi abbiamo pensato di andare incontro a questa nuova esigenza cercando di abbassare i prezzi e facendo un paniere ad hoc per i nostri consumatori. Noi abbiamo un punto di forza che è il nostro prodotto a marchio. Lei consideri che quasi un prodotto su tre delle vendite che abbiamo in un punto vendita sono a marchio Conad. È stato presentato anche un ambizioso piano di sviluppo per il quadriennio 2023-2026, con investimenti per oltre 342 milioni di euro per accrescere la propria quota di mercato e l'efficienza della propria rete di vendite, oltre ad importanti investimenti per la formazione e la crescita del capitale umano. Infine, nel 2023 sono stati devoluti oltre 3,9 milioni di euro a iniziative di responsabilità sociale e per la riduzione dello spreco alimentare, confermando l'impegno verso la comunità e l'ambiente. Quindi abbiamo una grossa fidelizzazione da questo punto di vista da parte dei clienti. Quindi abbiamo fatto un pacchetto importante in cui abbiamo ridotto i prezzi in maniera significativa appunto per questa esigenza. Ecco, questa politica ci ha comportato da una parte una diminuzione di valore in termini che abbiamo portato a casa, ma dall'altra parte ci ha premiato perché i volumi, in un anno in cui tutta la distribuzione nazionale è tornata indietro, con Adriatico e con i volumi è cresciuto in maniera importante.